canale e oggi è video a doppio taglio, ovvero prima vi faccio vedere questi che sono gli acquisti di Primark e tra l'altro ho letto qua dietro il sacchetto che hanno fatto 50 anni. Cioè io tipo lo conosco penso da quando è arrivato in Italia, vi dico la verità, quindi massimo 4-5 anni. E insomma qua c'è scritto che è dal 1969 che sono attivi come negozio. E quindi vi farò vedere insomma questo piccolo haul, piccolo, stranamente piccolo, vedete com'è piccolo il sacchetto di Primark, nonostante i saldi eccetera. Poi come seconda parte del video vi faccio vedere tutte le novità che trovate Disney, Harry Potter, Trono di Spade, tutte le cose un po' nerd, Toy Story, Re Leone, veramente tutte le cose un po' nerd, Disney eccetera. Quindi bando alle ciance, andiamo a fare il primo pescaggio. Da persona molto stregosa quali sono, adesso vi faccio vedere cosa vi ho preso, come ho preso come pigiama. Allora, siccome mi lamento sempre che d'estate ho mille magliette, ma praticamente zero pantaloncini da mettere con queste magliette, allora mi sono lanciata a prendere un paio di pantaloncini. Siccome non lo volevo prendere molto easy come vanno adesso, stile anni 80 eccetera, mi sono lanciata su una cosa rossa e dovesse avere già intravisto, di Topolino. Tra l'altro mi sta facendo incazzare il fatto che abbia preso l'unica etichetta è storta, piegata, invece no, era un effetto della luce. Quindi Topolino, guardate qua che carino, a me questi tag mi piacciono da morire, sono proprio belli. E quindi stile Natale, perché stile Natale, ho preso questi pantaloncini molto easy, ma mi piacevano un casino, si impestino un po' anni 80, però insomma con Topolino stile anni 80 così non è che mi dispiacciono, mi piacciono, devo dire la verità, perché io ero puntata a prendere una cosa del genere. Ma quando ho visto che quelli easy, cioè tinta unita, mi costavano 3 euro e questi 5 euro, mi sono lanciata su questi. Poi ho una maglietta di Topolino che mi si sta, ahimè, rovinando, quindi molto probabilmente smetterò di metterla per uscirci e inizierò a metterla per l'appunto come pigiama, quindi questo ci sta bene bene bene. Io boh, mi sono lanciata, non avevo voglia di provarli, vi dico la verità. Mi sono lanciata non su un XS questa volta, ma su una S, in modo tale che stiano un pochettino più larghi, un po' più comodi. Cioè, tanto poi qua davanti c'è questo fiocchettino qua, al massimo lo stringo. E mi sembravano veramente carini, carini, carini. E questi sono della nuova collezione, come vi dicevo li ho pagati 5 euro, sì, confermo 5 euro. Poi, io in realtà, tra l'altro, da Primark ci sono andata per due cose. La prima cosa sono assolutamente le calze a rete, perché anzitutto se le trovano a dei prezzi assurdi, tipo dai 10 euro in su, e per un paio di calze a rete no, perché so che le rompo tipo la prima volta che le metto, prima cosa. Seconda cosa, cioè, non le trovo come voglio io, cioè a maglia larga. L'anno scorso mi pare andavano di moda, quindi facevo più facilità, avevo più facilità nel trovarle. Quest'anno sono passate di moda, per me lo sono da 10 anni di moda, però vabbè. E quindi da Primark so che le hanno. Quindi l'ultima volta sono andata, ho trovato solo la taglia M, non ho voluto comprarle, ma questa volta mi sono lanciata e ho preso queste due. Questa maglia larga, come vi dicevo prima, ho preso la taglia S e le ho pagate 3 euro. E devo dire che mi ci sono trovata bene, perché l'anno scorso le avevo prese e poi le ho sfondate. E stessa cosa, però a rete fine, queste che sono veramente carine, ma adesso mi sta venendo un dubbio che non siano collante. Bene, scusate, stavo dicendo che molto probabilmente ho fatto una gaffa e che queste non sono collante, ma sono, io leggo, ankle high socks, che se non sbaglio sono quelle che arrivano sopra il ginocchio. E non sono assolutamente quelle che servono a me. Olè, ho speso 3 euro, no scusate, 2 euro a caso. Termine, io non so neanche aprirla, tanto ormai ho capito che ho fatto la cionata e sicuramente sono così, sono tipo i gambaletti forse anche sotto, insomma una cionata, ho preso una cionata. Ma una cosa bellissima, che sono andata apposta da Primark per questo, perché ieri ho visto una ragazza che si chiama Gloria, che seguo su Instagram, che ha postato questa meraviglia ed è la tazza di Forky di Toy Story 4. Io ancora vi devo fare la recensione di questo film che ho visto, che è stupendo, vi anticipo solo questo, e io mi sono letteralmente innamorata di lui. E quindi assolutamente ho dovuto prenderla di corsa, direi,
e purtroppo però di lui avevano fatto soltanto questa. Ed è bellissima perché è un porta biscotti qua sotto, perché ha la bocca aperta, quindi ci infilate i biscotti. E poi è una tazza anche bella capiente. L'unica cosa che leggevo qua da qualche parte qui è che la dovete assolutamente lavare a mano, non va in lavastoviglie. Ma a parte questo, ragazzi, è veramente bellissima. Io la aprirei velocissimamente senza spaccare tutto, ma penso che lo farò come sempre. Tra l'altro di tazze non me ne serviva una nuova. Tra l'altro ho visto una cosa bellissima che non avevo notato e la vedo solo ora che l'ho aperto. Mio Dio, lo so, veramente devastante. Cioè, ho rotto tutto in una maniera impressionante, faccio schifo. E ho visto una cosa bellissima che è il retro della tazza, adesso ve lo faccio vedere, con scritto Pizza Planet, che è bellissima, veramente, guardate che carina, e qua ci infilate i biscotti, stupendo. E quindi questi sono gli acquisti micro che ho fatto questa volta, perché di solito siete abituati a vedere cose esagerate, ma ci tengo a dire che ci sono cose scontate, dal Trono di Spade. Poi ho visto qualcosa della Disney, non mi ricordo bene che cosa adesso, alcune cose di Harry Potter. Di Toy Story, ahimè, c'erano solo 3 magliette, ma non mi piacevano e quindi non le ho acquistate, però tante 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 cose carine. E vi metto adesso tutto il video di quanto riguarda una sorta di Primark Turca. Turca? Primark Turca, sì, vabbè, Primark Tour. Ok, ce la posso fare, quindi vedete un po' le novità, le cose che potete trovare in negozio adesso, che sono veramente molto 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 carine. Io per ora vi mando un bacio e ci vediamo nel prossimo video.